Prima di tutto, mister, complimenti per la partita. Emozioni? È stata una partita molto sofferta, il Valerone è una gran bella squadra e ci ha messo in difficoltà più di una volta. Noi abbiamo avuto purtroppo due occasioni mancate nel primo tempo, dove potevamo già chiudere la partita, ma due occasioni veramente che era più difficile sbagliarla che farla. Per cui dico, va bene così, un risultato 2-2, un risultato che va bene entrambe le squadre, ci dà a noi l'opportunità di andare avanti perché siamo a 5 punti sulla classifica, quindi siamo ormai in seconda categoria. È stata una giornata veramente molto 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 emozionante per i cambi di risultato da una parte e dall'altra, e devo dire bravi anche al Valerone perché hanno disputato una buona partita con agonismo. Arrivare al pareggio al 120esimo. Eh sì, arrivare al pareggio al 120esimo è stato un momento in cui veramente mi è mancato il fiato. Mi è mancato il fiato e devo dire che vedere un'annata buttata via a 3 minuti dalla fine è terribile, è terribile. Non concepisco i play-off o play-out in terza categoria, visto che non ci sono né retrocessioni e quant'altro. Quindi non riesco a capire questa giornata in cui abbiamo giocato tutto l'anno in una partita. Va bene così, è andata bene. Alla fine dell'anno, alla fine dei conti, quest'anno però è stato un gran anno per il Centro. Sì, sì, sì. Mettiamo in conto che abbiamo perso solo 3 partite. Tre partite su tutte quelle giocate. Per cui dico, quella di oggi è il terzo pareggio, per cui il resto le abbiamo vinte tutte. Meglio di così non poteva andare. È un mio riconoscimento fondamentale, vai ragazzi. Ai ragazzi per il carattere che hanno messo, dai giovani a quelli un po' più di esperienza, i quali sono stati fondamentali per arrivare dove siamo arrivati oggi. Il Cengio finalmente ritorna nella categoria che più gli si addice, la seconda categoria. Lavoreremo il prossimo anno sui giovani, continueremo il progetto giovani e speriamo che il prossimo anno sia un'annata nuovamente piena di soddisfazione. Anche noi lo speriamo, grazie di cuore mister, grazie di tutto. Evviva Cengio!